ciascheduno pianga con dolore la passione del nostro Signore, che sopportò pene e tormenti, e Giuda fece il tradimento, onde morì sopra la croce. 30 denari ricevette il traditore che lo vendette, e la bocca gli baciò. I giudei lo pigliarono e con furia lo spogliarono. Tutta la notte lo picchiarono e in faccia gli sputarono. Di spine pungenti l'incoronarono e per disonore portargli fecero la croce, tutti gridando: sia crocifisso, sia crocifisso. Quel sangue giusto e puro spandesti, mio Signore, fuori di te, in ogni cantone, quando i giudei ti battevano con furore. Pareva fontana che zampilla con rumore. Ecco l'uomo. Ciao. Duemila anni resiste la tua passione. Con questa storia li hai battuti tutti, gli altri dei. Hai colpito l'immaginazione. Ma io ti dimostrerò che la tua morte non è servita a niente. Ma già tu lo sapevi, là nell'orto,
l'agonia. Tremavi, naturale. Chi non ha paura di morire? Ma per te era troppo tardi. Ti eri scelta una parte molto bella. Il Messia. Salvare gli uomini. Da che? Ma. Ma non potevi perdere la faccia. E allora? Hai bevuto il calice. Amaro, eh? Bisogna dire che una volta accettata la parte sei stato bravissimo. Una parte muta. Un maestro muto, divertente. Non hai detto niente e anche non hai fatto niente. Perché credi che ti abbiano condannato i sommi sacerdoti? Sei il figlio di Dio? Sei il figlio di Dio? Rispondi per Dio! Ecco perché ti hanno condannato. E non porgere l'altra guancia. Adesso sei libero, sei come me. Difenditi, forza! Sta scritto, occhio per occhio, dente per dente. Quello che ti ho dato, questa è la legge, male per male, bene per bene. Capisci adesso? Perché ti hanno condannato? Tu hai bestemmiato Dio. Tu hai offeso Dio, cioè la giustizia. Grazie a te, tutti gli assassini hanno avuto campo libero. Cristo, tu sei un demonio. Sei complice del male. Avanti. Spara, Cristo. Questo è il male. Spara! Se sei un giusto, liberaci dal male. Spara, Cristo! Ammazzalo! Prima che lui e quelli come lui ammazzino noi, gli innocenti! Spara!
Avete visto? Non si oppone all'ingiustizia. È meglio che muoia per la nostra salvezza, non solo di noi ebrei, ma di tutti gli uomini. Non si deve subire il male. Ogni delinquente deve pagare. Questa è la legge. Questa è la giustizia. Cristo, o sei un pazzo o sei un vigliacco. Anzi no, sei un buffone. Il tuo mondo è il regno dei buffoni. Vattene. Tu non hai niente a che fare con la religione e con Dio. Vai, vai. Signori e donne, piangemo e facciamo compagnia. Alla croce andremo piangendo con Maria. Ora udite la dolente a cui uccidono il figliuolo. Come vituperosamente glielo uccidono, con dolore. Se qualcuno vi chiede chi sia, dite che è Maria, la madre dolorosa, che va cercando il figliolo. Oh, figliuol mio, tu mi fai morire quando ti vedo in tanto martire, e il cuor mio